Un viaggio tra le bancarelle del mercato di Piazzomegna per raccogliere le voci dei clienti soddisfatti ma anche delle polemiche. Dopo la ripartenza non tutto è cominciato per il meglio, infatti, tanti ancora disagi con cui fare i conti. La ripartenza è stata disastrosa perché noi essendo alimentari avremmo dovuto non fermarci come hanno lasciato aperti i supermercati. Io penso che il contagio si prenda di più nei supermercati che all'aperto, nei mercati all'aperto. Bastava avere un briciolino di attenzione come hanno fatto prima e noi potevamo andare avanti a lavorare. E gli affari adesso stanno andando in qualche maniera. Perché da noi la gente viene per vedere il prodotto. Dai supermercati fa l'ordine e se li fa portare a casa, tanto quello che è. Da noi invece vogliono vedere la qualità. Ho rivisto tutti i clienti tornare a comprare e soprattutto comprare le cose necessarie, non quelle diciamo futili. Il mercato si sta muovendo, sì. Siamo ritornati a comprare, anche se lo Stato non ci ha ancora dato nessun aiuto, almeno personalmente, neanche per quanto riguarda i prestiti. È 2 mesi che ho fatto la domanda, ma ancora nessuna risposta. L'Italia sta andando avanti. Ma i prezzi sono aumentati o sono uguali? Non è tanto, non è meno, sono giusti. Le pesche quanto costano? Le pesche ci sono da 1,50, da 2 euro, da 2,50, 3 euro il massimo. I prezzi, bisogna abbassare i prezzi che si stanno spogliando vivi tutti. Tutti, specialmente in genere elementare, nei supermercati non si può entrare. Sembra che vendono loro, no? Non la frutta è da mangiare. Per noi pensionati siamo ridotti alla miseria a momenti. Ma un'altra, la questione su cui vorrebbero far luce i commercianti, è una battaglia che va avanti da un paio d'anni, a cui vorrebbero finalmente una risposta. L'hanno fatto per il mercato e ciao, carissimo. Ciao. Sono 4 anni che è in queste condizioni. Sì, dai, assurdo, dai. Non ci sono commenti. Altro che Covid. Lì prendi qualcosa di più del Covid, nessuno viene a pulirlo, sono venuti una volta, non so cosa hanno fatto, addirittura poi hanno tolto l'acqua, è tutto intasato, non c'è una recinzione, qui possono entrare di notte a fare chissà quello che vogliono, non so, se è una cosa normale avere un bagno così, che la sindaca venga a dirmi che è normale.